potesse quest'anno per aver girovagato un pochino per l'Europa, Spagna e Russia. Paola Conti ci prova subito e si distende il portiere partenopeo. Mister Sorrentino provvederà a una sostituzione. Attenzione, pericolo, Criscione ha chiamato la palla ma è rimasta lì in zona, Pirone e quasi ci scappava il gol. E poi l'ispiratissima Silvia Fuselli, davvero splendido stato di forma per Silvia, secondo palo tentato, un tiro cross che poteva diventare anche abbastanza pericoloso. Lo scambio sullo stretto, Domenichetti, attenzione. C'è l'opportunità del tiro che si perde di un niente sull'esterno della rete. Il tiro tentato da Giulia Domenichetti, davvero. Provo a cercare un po' di scompiglio. Grande rete di tacco di Veronica Maglie. Il vantaggio al ventesimo proprio dell'Elvetica, che è andata in gol con una magata veramente di tacco, quindi al ventesimo minuto e mezzo. Eurospin Torres 1 Napoli 0, Veronica Maglia. Attenzione a Patrizia Panico, il tentativo di sponda per cosa ha fatto Pamela Conti dai 25 metri, è grandissima risposta di Radu con un paratona, corner, gran bella azione e ottima risposta di Radu. Giulia Domenichetti ancora a profondità cercata, poi di testa e incominciano a fioccare le occasioni. Recupera Patrizia Panico, bellissimo cross e poi di testa, ancora gol che letteralmente mangiato, questo è il caso di dirlo, da parte di Pam Conti, aveva tutto lo spazio e il tempo, ha angolato anche lei troppo. Però di Tucceri e di Talman, Maglia ancora dai 20 metri, impegna Radu che però sulle palle alte, corner, l'intera formazione partenopea a difendere la porta di Radu. Bel cross, si alza di testa e ancora smanaccia in angolo. Radu non si è fidata di lasciar passare quel pallone. Iannella vede Bartoli, la serve. Elisa Bartoli controlla, ha spazio, salta un avversario, un altro. Grande giocatrice questa Bartoli e poi ci prova. Erano in due le giocatrici che ci potevano provare, Pam Conti e Patrizia Panico. Pamela Conti ha lasciato una battuta profonda, Pirone ha provato a allargare il piede ma Arianna Criscione molto tranquilla nella sua uscita. Sandy Mendley porta palla, proverà il lancio lungo per lo scatto profondo di Patrizia Panico, è riuscita a mantenere palla il bomber, attenzione. L'opportunità sul secondo palo, poi il controllo e il raddoppio targato. Ancora Veronica Maglie, ma grande assist da parte di Silvia Fuselli, quindi il trio Panico, Fuselli, Maglia, veramente ha fatto molto male in questo primo tempo al Napoli. 43esimo e mezzo, il raddoppio quindi, sempre di Veronica Maglia, bomber di giornata. E c'è ancora l'attacco di Pamela Conti, attenzione, può caricare il destro, no, vai, si incunea, bel passaggio per Panico che incrocia, mamma che gran giocata di Patrizia Panico e terzo gol sfiorato davvero di un niente. Attenzione a Giulio Domenichetti, entra in aria, poi di lì, mamma mia, al volo Patrizia Panico, ancora gol sfiorato dalla bomber. Tutta sarà prossima all'ingresso. Galli, Iaia Galli, prospetto davvero interessante del calcio al femminile, giovanissima. Fuselli chiama la palla, e riceve il passaggio, lo chiude con un cross perfetto, poi smanacciata e Veronica Maglia con l'esterno scordinata.
palla profonda del numero 7 del campo, cioè la parte sinistra. Motta, secondo palo e riesce Radu. Non ha forzato l'intervento, dobbiamo dirlo. Il 5-3 a Manutese, naturalmente, Giulio Domenichetti. Ci prova Conti, mamma mia. E ha portato a casa un'altra vittoria. Dopo lo stop. Bartoli di testa, brava. Ha incrociato bene, ha trovato anche in controtempo.